Ramadan, ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Appena finita conferenza stampa con Mister Pioli, dopo andremo a leggere quelle che sono state le sue parole. Partiamo da due cosine. Ovviamente oggi parliamo di Diaz, parliamo di Ibra, parliamo di Loftus-Cheek e parliamo anche di Daiki Kamada. Ragazzi, sempre più difficili i nomi dei nostri dei nostri obiettivi di calciomercato. Allora ragazzi, partiamo da una cosa, un errore che stanno facendo in tanti. Ragazzi, avete visto che ieri la Roma si è qualificata per la finale di Europa League, la Juve no, è stata eliminata, quindi non si è qualificata per la finale. Fiorentina, faccio i complimenti alla Fiorentina di Omisso, si è qualificata per la finale di Conference. Allora ragazzi, partiamo da una cosa che state sbagliando in tanti, facciamo un attimo di chiarezza. Allora ragazzi, 4 qualificate per la Champions League, quindi dal campionato escono 4 qualificate per la Champions League. L'altra qualificata arriva dalla vittoria dell'Europa League, quindi andiamo su 5 qualificate. E poi vedevo che qualcuno diceva: ma Lollo, ma è vero che dopo rimane fuori questo, quello e quell'altro? No ragazzi, è semplicissimo, cioè l'unica casualità per cui potrebbe succedere che le 4 qualificate per la Champions League in campionato diventino 3 è se l'Inter dovesse vincere la Champions League e dovesse uscire dai primi 4 posti del campionato. Perché? Perché in quel caso avresti 4 qualificati, ovviamente che poi anche la Roma vinca l'Europa League, quindi gli permetta alla Roma di andare in Champions League. Quindi in quel caso avresti i 4 posti del campionato più l'Inter se vince la Champions League, diventano 5, più la Roma se vince l'Europa League, anche lei qualificata per la Champions, avresti 5 qualificate, scusate, in totale 6 qualificate per la Champions. In quel caso un posto del campionato, quindi il quarto posto, verrebbe eliminato per ovviamente tenerne 5, perché sono massimo 5 le squadre che si possono qualificare per la Champions. Può succedere, sì, a livello matematico potrebbe succedere di perdere un posto Champions per il campionato, ma diciamo che sarebbe abbastanza singolare, cioè l'Inter dovrebbe perdere tutte e tre, cioè l'unica casualità, vi ripeto, è che l'Inter perda tutte e tre le prossime partite di Champions, esca dalle prime 4 e poi vinca la Champions League. Quindi in quel caso la qualificazione dal campionato e la Roma vinca la finale di Europa League e anche lei qualificata per la Champions, quindi a quel punto le qualificate dal campionato che arrivano dal campionato diventano 3 e non 4. Quindi quello potrebbe essere il nostro caso, nel caso speriamo ovviamente di no, perché vuol dire che l'Inter le deve perdere tutte e poi deve vincere la Champions. Potrebbe succedere a livello numerico, ma ovviamente ci auguriamo di no. Allora ragazzi, come sempre mi chiedete sempre quali che sono le sensazioni post conferenza stampa che vivo io con voi sui canali ufficiali del Milan. Ecco, ho trovato un Mister Pioli abbastanza schietto e sincero. Ho trovato un Mister Pioli che nelle cose che ha detto ha parlato soprattutto di un problema che ci affligge e ci ha fatto rendere pochissimo quest'anno. Adesso ne parliamo bene, che ovviamente mi riferisco al problema del gol. Adesso leggiamo le sue parole, cerchiamo di capire che cosa secondo lui è successo e che cosa secondo noi è successo. Poi, come vi dicevo prima, parliamo di Brahimino, poi parliamo di Ibra, poi parliamo di Loftus-Cheek e parliamo anche di Daiki Kamada o Kamada, non so dov'è l'accento. Bene ragazzi, allora andiamo avanti, vi chiedo solo una cortesia, ovviamente domani c'è la partita importantissima da giocare alle ore 20:45 contro la Samp, quindi ragazzi, pollice in su a questo video per portar fortuna all'AC Milan per la partita di domani. Come sempre vi ricordo che nel primo commento qua sotto trovate il link diretto al mio secondo canale, iscrivetevi anche lì e iscrivetevi anche a questo canale, dai ragazzi iscrivetevi, che stiamo volando con gli iscritti, quindi grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti al canale. Andiamo in sigla, mettiamoci comodi perché il video è il venerdì, come vi dico sempre, un video molto discorsivo, quindi rimanete qua perché abbiamo tante cose interessanti di cui parlare. 1, 2, 3, sigla! Oh, partiamo dalla cosa più facile, conferenza stampa. Allora, è chiaro, dice il mister, che siamo indietro in campionato rispetto a dove dovremmo essere. Dobbiamo essere concentrati e determinati. Pensiamo solo alla partita di domani. Per fortuna la stagione non è finita martedì. Abbiamo 3 partite per dimostrare chi siamo. Allora, ovviamente il mister, come vi dicevo, l'ho trovato...
Ho trovato un mister abbastanza schietto e sincero nella conferenza di oggi, non sicuramente tranquillo come in altre occasioni, ma un mister che quando gli hanno fatto delle domande, lui ha risposto in modo abbastanza secco nel senso mettendosi davanti a quelle che sono le proprie responsabilità. La delusione è stata grande perché l'obiettivo in semifinale di Champions League era grande. Mi auguro che ci saranno ancora di questi tipi di occasioni nella mia carriera, dice lui. Abbiamo fatto un percorso dove sono stati più i successi che le delusioni. Ovviamente parla di tutto il suo rapporto del Milan, lui con il Milan in questi anni. Ora pensiamo a domani sarà una partita molto importante. Poi gli fanno una domanda, ragazzi, un giornalista gli fa una domanda che quando l'ho sentito ho detto boh. Gli dice: ma mister, ma ne valeva la pena arrivare fino a questo punto? E giustamente mister Pioli dice: certo che ne valeva la pena, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo imparato cose che non abbiamo imparato l'anno scorso, esperienze diverse che ci aiuteranno per migliorare e crescere nel futuro. Puntare al quinto posto e poi vedere che cosa succede alla Juve, e lui giustamente dice che è quello che vi dico io da una vita. Pensiamo a domani, poi vedremo che cosa succederà. I titolari dell'Inter meno stressati, e lui dice: non credo, noi siamo arrivati bene, ho fatto rotazioni e non abbiamo vinto in campionato, ma in Champions League siamo arrivati in condizioni buone. Però purtroppo, mister, poi alla fine il risultato, insomma, non ci ha premiato. Il bilancio della stagione ovviamente non va fatto adesso, ma va fatto nelle prossime partite. Poi a un certo punto, ragazzi, tra l'altro questa cosa vi voglio leggere: quale sarà il mostro da lasciare fuori dalla porta, cioè inteso come qual è stata la cosa negativa di questa stagione che va lasciata fuori dalla porta. Lui dice: il Milan comunque, con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto, dobbiamo continuare a lavorare per i nostri obiettivi. Abbiamo buttato tutte le lacrime che avevamo, ora serve ferocia e determinazione. A un certo punto, ragazzi, qua veniamo un attimo al fulcro di quello che vi dicevo prima, cioè del fatto che il mister metta anche lui in prima pagina e metta la luce, l'occhio di bue della luce su quello che è stato il nostro problema, ragazzi. Il nostro problema quest'anno è stato fare gol. Ragazzi, il nostro problema quest'anno è stato fare gol. Lo dice lo stesso mister Pioli: noi nell'ultimo quarto di campo non abbiamo fatto gol. Abbiamo avuto un sacco di occasioni e non abbiamo fatto gol. Ragazzi, perché non abbiamo fatto gol? Perché noi avevamo, allora, una punta titolare che è Oliviero Bombervero, che ovviamente, ragazzi, data l'età, dato tutto quello che volete, non è che poteva giocarle tutte al 100%. Infatti è arrivato in questo finale di stagione che, anche perché ha un problema sia al polpaccio che alla caviglia, sta facendo molta, molta, molta fatica. È inutile che ci raccontiamo. E lui è il nostro attaccante più forte. Avevamo il backup di Oliviero Bombervero con Origi è un attaccante che non ha fatto, adesso non so quanti gol ha fatto, ma non vorrei sbagliare, ma credo 2 gol in tutta la stagione. E ovviamente ti trovi ad avere un problema, perché se tu hai il tuo titolare che ovviamente ha fatto dei gol, ma non può far giocare tutte le partite, soprattutto anche per l'età che ha, a giocarle tutte al 100%, devi avere il backup del tuo attaccante che fa gol. Origi non l'ha fatto. Devi avere l'altro attaccante, quindi devi avere il secondo backup a disposizione per far sì che anche quando il tuo secondo backup non funziona, funziona lui. Il nostro terzo backup dell'attaccante era Zlatan Ibrahimovic. Zlatan ha giocato 2 partite in tutta la stagione, adesso non ricordo, 2 o 3 partite in tutta la stagione? Ragazzi, vuol dire che non hai avuto l'attaccante. Gli altri che potevano fare gol all'interno di questi del nostro attacco chi erano? Erano Rebic, anche lui quest'anno è praticamente non ha mai giocato, non ha mai dato il 100%. Avevi Diaz, primo letto nelle chat, qualcuno, ne approfitto per legarmi anche a questo discorso. Qualcuno prima nelle chat ha detto: ma Lollo, Diaz ha avuto un sacco di palloni che non li ha buttati dentro. Ragazzi, è un dato di fatto. Cioè, raga, non è che siamo qua, ripeto come vi dico sempre, non è che perché siamo su un canale del Milan non dobbiamo dirci le cose in faccia, vanno raccontata la verità. Cioè, Diaz ha avuto un sacco di palle che poteva fare, qualcuno mi ha ricordato, perché io l'avevo rimosso, la palla di testa con la Cremonese, il derby nel primo tempo, ragazzi, ha una palla a 3 metri da buttare dentro. Ragazzi, se quelli, non è per buttare la croce su Brahimino, ci mancherebbe, però quelli non sono gol. Cioè, quelli sono occasioni che se avessimo fatto quelle, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma se avessimo fatto quei gol, ragazzi, oggi staremmo parlando di tutt'altro, perché se tu la partita contro l'Inter la porti sull'1-0 o qualcosa in più,
a primo tempo, ragazzi, poi la partita cambia radicalmente, perché anche i giocatori dell'Inter iniziano a pensare, ma tanto ragazzi oramai è andata, cioè non ci vuole più neanche pensare a quella partita lì perché oramai è andata. Gli viene chiesto al mister quanto valgono le ultime partite per i nuovi giocatori. Lui dice: valgono non soltanto per loro, ma valgono per tutti. Ci saranno tutte le valutazioni per cercare di essere più competitivi possibilmente l'anno prossimo, evidentemente in Italia e in Europa. Apro e chiudo anche questo discorso. Ieri ho fatto questo discorso, qualcuno non l'ha capito. Cerco di essere il più ristretto possibile e il più chiaro possibile. Il Milan, ed è sicuramente quello che farà in questa prossima sessione di mercato che arriva nei giorni prima della prossima, se lo staranno già facendo ovviamente Maldini, ma sarà ovviamente, adesso parliamo anche dei nuovi possibili acquisti. Ragazzi, va preso reparto per reparto e va analizzato che cosa quest'anno non ha funzionato. Il portiere? Tu eri senza Mike, hai giocato con Tata? Ci mancherebbe, un abbraccio a Tata, tutto quello che volete, però Tata ha dimostrato nei 4 mesi, 5 mesi che ha giocato che probabilmente ci vuole qualcosina in più. Hai dimostrato che in attacco, lo dicevamo prima, in attacco ti ha mancato il gol? Chi di per sé, chi di dovere dovrà fare questo tipo di analisi per la nostra rosa, ovviamente fa delle deduzioni che sono esattamente quelle che faccio io, che conto zero, e quelle che fate voi come tifosi. Ragazzi, lo sappiamo tutti, non abbiamo fatto gol. Abbiamo in difesa forse è l'unica zona in cui ci siamo trovati bene, terzino destro, ragazzi, Florenzi non c'è stato per buona parte della stagione, anche lui si è fatto male diverse volte, ha dovuto sempre giocare Calabria o ha dovuto giocare fuori ruolo Kalulu, anche se quando dico questa cosa c'è sempre qualcuno che mi dice: no Lollo, Kalulu è quando gioca centrale che è fuori ruolo, quello è un altro tipo di discorso. Terzino sinistro quando non gioca Teo gioca Ballo, nonostante alcune partite normali di Ballo lì c'è bisogno di qualcuno che faccia molto meglio. Centrocampo, tre quarti, ragazzi, siamo qua e torniamo ancora a quel discorso lì. Lollo, ma alla tre quarti, raga, tre quarti, chi ha giocato tre quarti? Trequartista puro, chi ha giocato? Diaz come trequartista puro e ha giocato Charles. Diaz, quando ha giocato, ha fatto bene in alcune partite, non bene in altre partite. Charles, come non averlo avuto tutto l'anno, perché quando è entrato non è riuscito a dare quello che tutti ci aspettavamo da lui. Quindi, ragazzi, capite che sommiamo discorsi su discorsi. Le analisi, e ritorno a dirvi quello che vi stavo dicendo prima, questo tipo di analisi che sto facendo io la farà sicuramente anche Maldini, Massara e tutto lo staff. Dovrà essere analizzata la stagione reparto per reparto per capire che cosa ha funzionato, che cosa ha funzionato di meno e soprattutto quali sono i giocatori su cui l'anno prossimo possiamo fare affidamento, perché l'anno prossimo, sperando quest'anno di andare in Champions League, bisognerà fare una stagione completamente diversa e bisogna partire per fare una stagione completamente diversa, bisogna partire ad analizzare quelli che sono i reparti e che cosa ha funzionato, i giocatori che hanno funzionato in determinati reparti e chi no. Guardate il centrocampo, ragazzi. Guardate il centrocampo. L'anno prossimo nel centrocampo siamo senza Isma Benasser per un anno, ragazzi. Cioè Isma torna a gennaio dell'anno prossimo e se va a fare la Coppa d'Africa torna a marzo dell'anno prossimo. Vuol dire che tu Isma non ce l'hai per una stagione intera, ragazzi. Ed è per quello che la nostra dirigenza pare si stia muovendo appunto per Loftus-Cheek. Adesso ne parliamo. Prima vi devo parlare di Diaz. Diaz, cos'è successo? Diaz, secondo quanto riportano tutti i media spagnoli, Brahim Diaz sarebbe ad un passo dal ritorno al Real, con tanto di rinnovo. Diaz prenderà il posto, bla 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 bla. Borussia, ci sarebbe anche l'idea Borussia e Real, che è vicino ad acquistare Bellingham dal Borussia, che costa un fracco di soldi, costa 120 milioni di euro. Avrebbero deciso di inserire all'interno di questa trattativa, questo è quello che scrivono dalla Spagna, avrebbero deciso di inserire Brahim Diaz dentro il riscatto di Bellingham, dentro l'acquisto di Bellingham. Quindi Brahimino torna al Real e lo inseriscono all'interno di questa trattativa. Nel mezzo ovviamente c'è il Milan. Al momento, secondo quanto scrive la stampa, non risultano accordi fatti per quanto riguarda il riscatto del giocatore. Allora ragazzi, come sempre mi piace dirvi le cose come stanno, è inutile che ci raccontiamo le palle. Brahim Diaz, in questo momento facciamo finta che io in questo momento debba decidere se tenermi Brahim Diaz o andare a riscattare Daichi Kamada. Ragazzi, io ovviamente non ho visto partite intere di Kamada, non so che tipo di giocatore sia, ma una cosa mi fa pensare. Quando si stesso in questi giorni, no, si parlava di Kamada e si parlava di Loftus-Cheek,
E qualcuno di voi mi ha scritto: sì, ma Lollo, sono vecchi per il progetto Milan. Ma raga, ma mettiamoci l'anima in pace. Allora, o li prendiamo troppo giovani, non vanno bene perché sono troppo giovani, o li prendiamo di 26 anni, che tra l'altro 26 anni sono nel pieno della loro carriera e nel pieno delle loro capacità, non vanno bene perché sono troppo vecchi e perché costano troppo. Raga, fare una squadra di calcio, non puoi prenderli tutti giovani come non puoi prenderli tutti vecchi. Devi prendere i giocatori, devi fare un mix, come sempre la storia ci insegna, che devi fare un mix di giocatori forti e giocatori deboli, giocatori giovani e giocatori vecchi. Io vi sto dicendo in questo caso che Daichi Kamada sia un giocatore forte o sia un giocatore debole? No, non lo so. Mi limito soltanto a guardare quello che ho visto qua su YouTube, sugli altri video di YouTube, e ho visto comunque un giocatore interessante. Poi, se mi dite: Lollo, Daichi Kamada può essere il giocatore che ti fa fare la differenza, che ti fa la differenza in campo? Non lo so, non lo conosco abbastanza. Non è andare a prendere, che non potremmo mai prenderli, i profili già fatti e finiti da 15 milioni di stipendio. Quindi ragazzi, dobbiamo sempre fare creare il cenone di Capodanno con quello che abbiamo. Noi, giocatori da 15-20 milioni di stipendio, non noi, in Serie A nessuno può prenderli. Quindi dobbiamo andare a prendere dei giocatori, magari non il giocatore di 19 anni, ma andare a prendere una via di mezzo, che è un Daichi Kamada di 26 anni, alto 1,84 di piede destro, che in questo momento gioca all'Eintracht Francoforte e potrebbe essere acquistato dal Milan tra una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. È il giocatore che ci svolterà la stagione? Magari sì, perché chi di noi avrebbe mai detto che il georgiano Kvicva Kvaratskhelia l'anno scorso avrebbe fatto la differenza in Napoli? Nessuno. Non sto dicendo che Daichi Kamada sia forte quanto Kvaratskhelia, quello lì, ragazzi. Semplicemente sto dicendo che a priori noi possiamo fare dei ragionamenti, ma poi dopo arriva il campo che... Oh, il campo San Siro, raga, adesso vi dico una cosa, da vecchio cuore rossonero. Allora, San Siro funziona così. O San Siro, quando tu entri a San Siro, o ti carica a pallettoni e quindi tu sei un giocatore che entra a San Siro, puoi rendere 80 come Rino Gattuso, entri a San Siro e rendi 120 perché lo stadio ti fa diventare un Super Saiyan. Oppure, raga, San Siro ti prende a sberle. Non vale soltanto per i nostri giocatori, vale anche per gli avversari. San Siro, se tu non sei sicuro dei tuoi mezzi, se non hai gli attributi, se non ci sai stare in mezzo ai fischi, se non ci stai, San Siro ti prende a sberle. Quindi tutti questi giocatori che noi adesso andiamo a fare delle considerazioni, sono tutte delle considerazioni fatte adesso, che in realtà poco poi di reale hanno. Perché magari Daichi Kamada, che magari qualcuno di noi, ho visto che l'avete già criticato in tanti, l'acquisto di Daichi Kamada, mi tiro fuori, raga, io non ne so assolutamente nulla se poi viene o non viene. Ma magari Daichi Kamada vale molto meno rispetto a Charles de Ketelare, per fare un esempio. Tecnicamente non è forte quanto Charles de Ketelare, ma Daichi Kamada arriva a San Siro e quando ha 80.000 persone qua sopra la testa che gli gridano Forza Milan, il samurai impazzisce, capito? E diventa un giocatore fondamentale. Invece, magari altri giocatori, come Charles, che magari tecnicamente è più forte di Daichi Kamada, ho preso loro due, puramente casuale l'esempio, potrebbe valere per chiunque. Charles entra a San Siro e si sente 80.000 persone qua e si fa piccolino piccolino. C'è capito il senso del discorso, raga? Quindi non è tanto... A priori Daichi Kamada può essere forte per il Milan, Loftus-Cheek, adesso ne parliamo, può essere forte per il Milan. Dipende poi dopo come reagiscono a San Siro. San Siro o ti esalta o ti prende a sberle. E chi lo sa se i giocatori che stiamo andando a prendere si saranno esaltati da San Siro o verranno presi a sberle? Non lo sa nessuno fin quando non indossano la maglietta del Milan. Comunque, Ibra dovrebbe giocare, ragazzi, l'ultima partita, potrebbe essere convocato per l'ultima partita. Ne ha parlato Mister Pioli, ha detto che non lo sa, ha detto che comunque tra poco poi lo sapremo. Insomma, non è ancora tornato neanche a allenarsi in gruppo, quindi ovviamente il mister non lo sa. Ultima notizia invece riguarda Loftus-Cheek. E dice: il Milan si avvicina prepotentemente all'acquisto di Loftus-Cheek. Il giocatore ha detto sì al trasferimento rossonero, costa 25 milioni di euro, ma la cifra, secondo lo Corriere dello Sport, è trattabile. Il Chelsea in estate ha bisogno di sfoltire gran parte della rosa. Il giocatore è un centrocampista box to box, ma attenzione agli infortuni, 4 anni fa ha rotto il tendine d'Achille. Ragazzi, allora, Loftus-Cheek...
è un giocatore forte, ok? Forte. Tralasciamo per un attimo il discorso San Siro sberle o San Siro ti esalta, lasciamolo da parte un attimo, facciamo finta che quello non esista. Loftus-Cheek è un centrocampista che per caratteristiche si avvicina molto al Frankessie dell'anno scorso. Quei centrocampisti box to box con un fisico, quanto è alto ragazzi? Sarà 1,85 Loftus-Cheek, cioè ciao, 1,92 Loftus-Cheek, è inglese, doppia nazionalità inglese e guyana, è un centrocampista centrale, piede destro, vabbè ovviamente, ovviamente gioca in quella posizione lì. Quindi ragazzi, al di là dell'aspetto, vi ripeto, San Siro sberle o San Siro ti gasa, è un giocatore comunque importante che da noi comunque ci darebbe quel tipo di fisicità che noi che quest'anno ci è maledettamente mancata. Soprattutto in ottica dell'anno prossimo, dove noi dovremo fare a meno di Isma Benasser. Ragazzi, vi saluto. Ci vediamo. Allora, domani, sì, domani ci vediamo perché la partita è alle 20:45. Quindi domani credo, non so se sono col bambino oppure no. Comunque credo di essere di esserci per poter fare il video nel primo pomeriggio. Ci vediamo domani per vedere la formazione che scende in campo. E ho finito la voce, ragazzi. Un saluto a tutti, forza Milan, ma soprattutto vada via il Q l'Inter. Ciao!